definiamo Napoli, nasce, ma lo faccio non per fare lo spocchioso, ma semplicemente per dire a, scusatemi, ma ci vuole che la grande Latrini Salvini, l'uomo in mezzo dei bossi, chi sei tu e chi sono io? Vabbè, allora, quella che noi oggi conosciamo come Napoli sorge nell'VIII secolo avanti Cristo, quindi ben prima di Roma, Latrona, noi invece città dell'accoglienza, a Partenope. Con la leggenda della sirena Partenope, la prossima mia bibliografia è Bartolomeo Capasso, la Napoli greco-romana, un libro che va letto, va imparato. Sì, è un classico, faccio pubblicità. E che fa? Anna Maria Civile. Eh certo, non sta associando. Pizzeria Neapoli. Via Duomo 80. Si trovava a San Gregorio. Adesso sta via Duomo 80. Ah, si è spostata? Spostato. Dopo chiedere anche a pertinenti, la guarderanno con un extraterrestre. Ma no, signora, fa anche consiglio, signora, fa anche consegna a domicilio, fa. Comunque, Partenope, Pizzo Falcone, Santa Lucia. La leggenda vuole la sirena Partenope, Fessaia Utente. Partenope è una divinità fenicia, quindi Eugenio Bennato, che mediterraneo sia, una divinità fenicia simile a Venere. Di tal che Partenope, che sorge nell'VIII secolo a.C., diventa da subito insufficiente a contenere gli abitanti che la popolavano. E secondo l'uso di quei tempi, la città non viene ampliata, ma viene abbandonata e ne viene fondata una nuova. Neapoli, nuova città. Di tal che Partenope diventa Palepoli, vecchia città. E Neapoli si sviluppa con tre vie principali: Decumani, Decumano Inferiore, attuale Spaccanapoli, Decumano Maggiore, attuale via dei Tribunali, Decumano Superiore, via dell'Antipaglia. Anna Maria Civilla sta qua. Stava qua. No, stava qua. Adesso sta qua. Vabbè, Decumani, strade larghe 7 metri. E Cardi, quelle che poi diventano le quadre spagnole, dei quartieri spagnoli, ma nasce nel V secolo avanti Cristo con i Greci. E a Neapoli ci sono quattro templi. Allora, il Tempio di Omelio, a mezzo cannone, che era il porto all'epoca, e Omelio era la divinità del mare, quindi beneaugurante per i naviganti che si dovevano partire, eccetera, eccetera. I Dioscuri, attuale chiesa di San Paolo Maggiore. A proposito, quando a Napoli trovate una chiesa maggiore è perché nel ventennio fascista i casali di Napoli, Soccavo, Pianura, San Giovanni, furono accorpati alla città di Napoli. E nella misura in cui uno di questi casali aveva un santo che era già presente nella pianta antica di Napoli, il santo della pianta antica diventava maggiore, quell'altro diventava di secondo, rimaneva a terra. Quindi Tempio dei Dioscuri, San Paolo Maggiore, perché San Paolo va che sta San Giovanni a Teduccio, da quelle parti là. Tempio di Cere, dea della terra, e Tempio di Apollo. Sul Tempio di Apollo, perché Napoli è la città del sole? Non perché lo dicano le canzoni, ma perché nella Magna Grecia Napoli era la città del parentesi Dio, del chiusa parentesi sole, la città del sole. Cioè il Tempio di Apollo di Napoli nella Magna Grecia era l'equivalente al Tempio di Delfi in Grecia. Venivano tutto quanto a casa. E Neapoli viene fortificata con le mura a sud dal mare, dalla collina di Capodimonte. In questo lato qua non viene fortificato, perché era protetta da Partenope qua. Se non viene il V secolo dopo Cristo, avanti Cristo. Avanti Cristo.
Siccome Roma incominciava a rompere le scatole, si avverte la necessità di fortificare Napoli anche in questo lato qui. E vengono realizzate queste mura, che vengono trasportate dalle cave di Capodimonte in blocchi dagli schiavi, cioè i locali, gli osci, i miei antenati. Infatti la lingua napoletana è greco-osca. Allora, sono miei antenati, perché io non dico scusate. Scusa. Io dico scusate. Quel K è osco. Che le terre famose osco. Andiamo alle mura. Dove? Quindi,